Seconda sconfitta fuori casa per il Gravina di De Leonardis, che dopo Brindi si perde anche ad Aversa contro i padroni di casa del Real Agro, che invece conquistano i primi importanti punti del torneo. Le reti tutte nella ripresa. Il Gravina, però, prova subito ad impostare il gioco e a guadagnare campo, ci prova al minuto 8 con Ghionai, ma prudente e bravo a smanacciare. Un minuto dopo, Chiara Dia trova lo spazio giusto per mettere al centro un pallone da sinistra, invitante che trova impreparato l'estremo difensore granata, ma nessun Pugliese è pronto al tapin vincente. Ritmi incessanti, nonostante la pioggia, correnti dal limite, prova i riflessi di Prudente che questa volta è preciso, smanacciando in angolo. Arriva la reazione avversa attorno alla mezz'ora. Simonetti ha la palla buona, ma è bravo, paga gratis a salvare tutto. Chianese con questa palla sulla tre quarti trova in bello stile. Lo spazio per De la Corte che tutto solo calcia. Ma pane bianco respinge immolandosi sul pallone. Gara più contratta di inizio ripresa. Ma al sedicesimo passano i padroni di casa con il primo gol in serie D. Calcio d'angolo di Barone Varchetta stacca meglio di tutti. Pagrati stocca il pallone con la complicità del palo. Ma la sfera supera la linea secondo l'assistente arbitrale È 1-0. Gli uomini di De Leonardi stardano a reagire, e la Versa, sulle ali dell'entusiasmo, prova il gran gol con Simonetti, attorno alla mezz'ora, poi il raddoppio dei padroni di casa. Simonetti inventa per Chianese che tutto solo davanti al portiere non può sbagliare. È 2-0. Ed il Gravina un sussulto adotto dal termine quando Ghionai, nel cuore dell'area di rigore, calcia, ma la difesa di casa mette in corner. Al 43esimo arriva poi il penalty. Che riapre il match. In prota, è entrato nel finale, tocca la sfera con la mano in aria ed è calcio di rigore dal dischetto. Implacabile puntoriere. L'emozione finale arriva a tempo scaduto quando Chiara Dia serve per Gigli un invitante pallone nel cuore dell'area, ma il difensore ospite la sfiora e la palla è out. La squadra di De Leonardi sora dovrà però preparare la sfida nel fortino del vicino contro la corazzata Casarano.